Allora, ehm, io ho una, un, un filmato da farvi vedere perché abbiamo chiesto a un vero professore l'eccezione di fare un po' l'analisi eh, delle canzoni di questo Sanremo. Io vorrei ringraziare David Riondino. Vediamolo. Allora, me ne farò questi corsivi col cappello. Questo è il titolo dei corsivi perché ho questo cappello. È chiaro che in un momento così critico. Eh, chiunque col cappello come io interpreti i segni non può che interpretare i testi come delle allusioni a qualcosa che non si può dire, c'è cioè una rimozione in Italia, non si può parlare di molte cose, si parla pochissimo del PD per esempio, invece nei testi ci sono fortissime allusioni, all 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 alluvioni anche, oltre che allusioni. Metterò gli occhiali per essere più specifico. Nino D'Angelo, Iammo Ia, ya", Simonata con due destine, Simme notte, Simmo mattina, Simmo rosa, Simmo spina, è chiaro che qui il discorso non c'è neanche da, da ribadirlo. È una metafora del Partito Democratico, delle sue difficoltà, della sua doppia anima. Non si poteva immaginare invece che Irene Grandi, tu vuoi vivere così, per inerzia e comodità, per qualcosa che non riesco più a capire. E chi è? Provate a immaginare. Ami la tranquillità come un Dio lontano, non ha problemi né miracoli da fare. Eh, ci ucciderà questo esistere a metà, un tempo ridevi e mostrando il cielo disugne, disegnavi la comunità di arte. Questo è il dilemma evidentemente, cioè, è chiaro che insomma, da, la, questa, questo dio lontano che guarda la ragazza inconsapevolmente ha, ha tracciato questo ritratto e una notte piangesti guardando nel cielo, dice anche che è la notte che hanno fatto vendola alle primarie, che lui non voleva, ci è rimasto male, tu mi dici ciao e io ti dico addio, tu mi dici ciao e io ti dico addio. E' il militante di base, capito? Che deluso da una serie di, di traffici politichesi individua in D'Alema erroneamente, perché non è colpa sua, io qui lo voglio dire a Irene, non puoi accusare D'Alema di questa cosa qua, individua in lui il responsabile per inerzia no? di questo diciamo, stagnare e via discendendo il target di Gristichi è chiaramente il pubblico di Udemy, cioè la sinistra. E lui ragiona, ogni volta arriva con una serie di meccanismi molto ben costruiti su dei temi di sinistra, lo sarà anche lui, ma anche se non lo fosse, entra ogni volta a precisa, in questo caso c'è il famoso discorso si parla di tante cose ma poi le cose serie sono dimenticate perché ci si distrae, un tempo si sarebbe detto ci si distrae guardando Sanremo. Tanto c'è Sanremo e adesso invece da Sanremo si dice c'è Carla Bruni. Carla Bruni è Bersani. Secondo me, meno male che nella crisi in cui tutti quanti siamo, si protesta, siamo incerti. Meno male, quindi, meno male davvero, non ironicamente: che c'è Bersani, ci vuol dire Cristicchi. Queste sono le misteriose logiche diciamo, della, del messaggio subliminale. La canzone cristica va presa seriamente, non ironicamente, va presa con questa quest immagine bersaniana. Questo è quello che ho potuto leggere grazie a questo cappello nel fondo del quale osservo alcune delle cose che sento dire, fare, baciare lettere di testamento. Arrivederci, buona fortuna a tutti e è tornata la primavera e insieme al principe e al povero ribadisco viva l'Italia.